Deborah Quini. Grazie a tutti. La pennetta, eccola. Allora, che bello intanto vedervi tutti qua, è un onore intanto parlare a dei professionisti della salute. Questa è una cosa fondamentale, perché Giorgio appunto vide quel video che è stato registrato subito dopo un intervento che avevo fatto a Piazza del Popolo per lo Stop 5G, dove parlavo a gente comune, che sicuramente è importante, ma è ancora più importante poter parlare a dei professionisti della salute, perché sono quelli che veramente hanno, come dire, il principio di auctoritas sulla gente comune, che per carità deve essere informata, ma se sono informati veramente, quelli che possono dare una voce diversa fuori dal coro e di sensibilizzazione e di presa di coscienza di quelle che sono, diciamo, le problematiche a cui possono andare incontro i nostri figli, i nostri ragazzi, sicuramente è un privilegio quello quindi di essere qui con voi, per cui grazie davvero della vostra presenza. Detto questo, il titolo di questa presentazione è Sviluppo armonico e campi di disturbo, perché quello che noi dovremmo riuscire a fare è consentire ai nostri figli, io faccio l'omeopata, mi occupo principalmente di bambini, ma come dico sempre, mi occupo principalmente di bambini e poi mi occupo ovviamente delle mamme e dei papà, perché i bambini sono quelli, diciamo, sono i traghettatori dei genitori nel mio ambulatorio, perché poi trattare il bambino senza trattare la famiglia, i genitori, è praticamente impossibile e senza senso. Perché quando prima abbiamo detto, il collega prima diceva, se mangiamo bene la medicina non serve, beh, mangiare non è soltanto quello che noi mettiamo dentro la bocca, quindi non è soltanto quello che noi ingoiamo. Il cibo è anche il nutrimento che noi diamo al nostro spirito, che noi diamo alla nostra anima, che tipo di frequentazioni abbiamo, che tipo di a che tipo di energie ci esponiamo, che tipo di frequenze sono intorno a noi. Quindi è molto importante centrare questo tipo di problematiche e cercare di far comprendere l'importanza del tipo di frequenze in linea generale a cui ci esponiamo, e per questo l'S-Drive è veramente eccezionale, perché ci consente di dare un'analisi non soltanto biochimica, che poi non è biochimica, ma comunque per quelli che possono essere considerati parametri biochimici, ma noi abbiamo anche degli indicatori che riguardano ad esempio le emozioni nell'S-Drive, che quindi ci dicono che magari la problematica principale non è tanto da andare a ricercare in quello che viene messo sul piatto in tavola, ma quello che viene messo tra le braccia, quello che viene messo proprio nell'ambiente costante in cui esponiamo appunto i nostri figli, o anche noi, perché noi non è che facciamo eccezione, siamo uguali ai piccoli. Allora, quindi, l'in-love approach, quindi l'idea è quella di passare, come mai questo non di qua? Giorgio, aiuto? Va bene, facciamo la vecchia maniera. Ecco, facciamo vecchia maniera dei tastini. L'idea appunto è quella di cercare non tanto di terrorizzare, non mi ha funzionato, ma forse sono io che non sono... L'idea non è tanto quella di cercare di spaventare il paziente, quindi di cercare di avere il classico, era spento, perfetto, il classico vecchio approccio del siccome te lo dico allora lo devi fare, ma l'idea è quella di farli appassionare i pazienti, di farli innamorare di come funzionano, di come funziona il corpo dei loro figli, perché a quel punto diventerà inevitabile che loro lo rispettino e facciano tutti quei passaggi che costano fatica, signori, perché io sono una mamma e prima di diventare mamma ero abituatissima a avere tutti quei comfort tecnologici, quindi parlare al telefono in macchina, sentire le lezioni in macchina, tenere il wifi acceso, tutti quei comfort tecnologici a cui tutti siamo abituati e che purtroppo sono particolarmente dannosi per i piccoli. Quindi ovviamente richiede un impegno e un cambiamento dello stile di vita e un cambiamento delle modalità di gestione del nostro quotidiano, che ha un peso. Però o lo facciamo per forza e diventa veramente stressante, oppure lo facciamo per amore. E quando si fanno le cose per amore, le soluzioni si trovano. E posso garantire che gestisco i miei pazienti, rispondo sempre 24 ore su 24, trovo comunque il modo per essere in contatto con loro, anche senza esporre mia figlia a campi elettromagnetici di disturbo, e cercando comunque di darle la mia presenza e la mia serenità, nonostante, insomma,
tutta la gestione abbastanza articolata della nostra vita. Detto questo, il titolo delle lezioni che faremo nella scuola professionale, gli argomenti che tratteremo sono questi qui: come approccio clinico integrato, i primi 1000 giorni di vita e l'ambiente, come l'ambiente fisico ed emozionale incide sulla crescita del bambino, e quindi come cercare anche di valutare e di fare un coaching ai genitori nel come gestire il rapporto con i loro figli. E poi, tra neuroscienze e psicanalisi, lo analizzeremo, e poi andremo a guardare i disordini del neurosviluppo, non soltanto nella visione classica del DSM, ma in un approccio epigenetico, e poi vedere come poter gestire e poter aiutare nella loro crescita e nel loro recupero quelli che sono dei bambini di fatto speciali, perché non sono dei bambini fallati o malati, sono dei bambini che hanno bisogno di attenzione e cure particolari. Quindi tutto questo cerchiamo di farlo facendoli appassionare, in modo tale che si possano sentire veramente incentivati a aiutare i figli nella crescita. E allora, per farli appassionare, cominciamo a parlargli dell'acqua, del fatto che noi siamo fatti d'acqua, che noi nasciamo nell'acqua, cresciamo dentro l'acqua. I primi 9 mesi di vita noi li passiamo dentro l'acqua. Questo che cosa vuol dire? Che in qualche modo il legame con l'acqua, e poi quindi con la risonanza, che è quello di cui parliamo con l'S Drive, è qualcosa che ci accompagna fin dalla prima genesi della nostra struttura cellulare. Gli studi di Carlo Ventura, che se non avete mai avuto modo di guardarli, guardateveli perché sono veramente meravigliosi, ci raccontano di come le nostre cellule cantano, di come parlano tra di loro, di come sono influenzate dal suono, di come possono essere accompagnate nella rigenerazione o nella genesi, quindi nell'embriogenesi, proprio grazie a questi campi sonori, questi campi elettromagnetici endogeni che la cellula stessa si produce. Quindi la risonanza, che prevede che cosa? Poi il professor Spaggiari, non so se ha già parlato o parlerà, ma sicuramente vi potrà raccontare di come questi cluster di molecole d'acqua che sono risonanti, che vibrano con la frequenza adatta, coerente gli uni con gli altri, consentono l'incontro delle molecole che si devono incontrare, e quindi le reazioni biochimiche, per come le abbiamo studiate, perché anche io, che non sono un dinosauro, che non è che ho fatto l'università 50 anni fa o 60 anni fa, a me è stato insegnato il concetto chiave serratura nella biologia. Non so voi che cosa è stato insegnato a voi, se avete avuto qualche illuminato particolare, ma ancora nell'università si racconta il concetto, la teoria della collisione, diffusione e collisione, concetto chiave serratura, che è assolutamente irragionevole, insensato, incomprensibile se guardiamo veramente la magia biochimica del nostro corpo, e prevede inevitabilmente, necessariamente, quello che appunto è il meccanismo di risonanza. Ora, l'acqua però, la nostra acqua è un'acqua speciale, non è certo quella del bicchiere, è un'acqua vivente, un'acqua che poi magari approfondiremo sicuramente, ma gli studi, questo è uno studio del 2017 italiano, in cui è stato scoperto che l'acqua è in grado di diventare solida a temperatura ambiente se opportunamente trattata, e l'acqua è in grado di assumere, quando è passata attraverso delle membrane, di assumere una struttura anido d'ape che non è più l'H2O che noi conosciamo, ma è un H3O2. Quindi questa struttura le consente di diventare una sorta di chiavetta USB, quindi con una capacità di storing, di raccoglimento delle informazioni enorme. Questo vuol dire che noi siamo costantemente programmati dal nostro ambiente, programmati dall'ambiente che noi viviamo, sia da un punto di vista fisico, quindi che tipo di nutrimenti prendiamo, ma il tipo di ambiente che ci circonda ci programma. Per questo è importante capire che tipo di nutrimento diamo a noi stessi e che tipo di nutrimento diamo ai nostri figli. È fondamentale questa cosa. E forse allora Masaru Emoto, che viene tanto deriso e che nell'ambiente accademico viene considerata una sorta di barzelletta New Age quando viene nominato, forse non aveva tutti i torti quando diceva che l'acqua è in grado di mantenere le informazioni e viene in qualche modo condizionata dallo stimolo emotivo a cui viene esposta. E questi sono studi scientifici di fatto che ci dicono che il DNA è un'antenna frattale. Un'antenna frattale è in grado di prendere le informazioni, ne ho saltate troppe di slide, eccola qua, è un'antenna frattale che vuol dire che è in grado di
dare informazioni e ricevere informazioni. Quindi noi siamo costantemente una rice trasmittente, vibrazionale, ok? E questo di nuovo è una cosa che noi dobbiamo tenere presente, perché rice trasmittente vibrazionale di che? Di campi elettromagnetici, di campi elettromagnetici, e il nostro DNA non è che sta ed è conformato così perché deve prendere le stesse frequenze delle antenne radiobase, ma è fatto così perché le cellule parlano tra di loro così da milioni di anni. Quindi noi siamo delle strutture biologiche, ma che sono di fatto dei campi elettromagnetici in costante comunicazione, e quindi non è logico pensare che dei campi elettromagnetici esogeni, esterni, possono andare a condizionare il nostro campo elettromagnetico? Sì, direi che è abbastanza logico. Peccato che la comunità scientifica ancora sembra assolutamente discorde al riguardo, quella ovviamente che in qualche modo ha molto interesse a dire che non ci siano assolutamente interazioni dannose con i nostri campi. E ora, quindi, se le nostre cellule hanno un ritmo, se le nostre cellule parlano, questi sono appunto gli studi di Carlo Ventura che dicevo, questo è un articolo meraviglioso che parla della sonocitologia, ci racconta di come il citoscheletro nei suoi movimenti, quando i microtubuli polarizzano e depolarizzano, emettono dei suoni, e questi suoni, ovviamente non udibili al nostro orecchio, sono dei suoni di comunicazione, e in base a come sta la nostra cellula, se sta male la nostra cellula parla e canta in un modo diverso rispetto a quando sta bene, quindi ogni organo parlerà e canterà in un modo diverso. Ovviamente ancora non sappiamo in che modo questa cosa noi la possiamo applicare da un punto di vista medico, ma sappiamo un giorno che se la medicina del futuro, la medicina rigenerativa veramente andrà in questa direzione, magari non avremo più bisogno di medicine, magari potremo semplicemente curarci con le corrette vibrazioni ed esponendoci alle corrette vibrazioni, si spera. Ora quindi la comunicazione, la slide è saltata qui, la comunicazione come determinante epigenetico, una comunicazione ad ogni livello deve essere considerata, quindi deve essere considerata con chi parliamo e che tipo di discorsi facciamo. Il telegiornale, pensate un attimo nel periodo del Covid, quante informazioni ci sono passate. Tutto è informazione, ma che tipo di informazione è passata? È passato terrore nelle nostre cellule, è passata angoscia, senso di costrizione. Questi sono stati tutti i nutrimenti che abbiamo dato alle nostre cellule, che tutto hanno fatto, meno che sicuramente incentivare il buon funzionamento del nostro sistema immunitario. Sempre per il discorso che se noi ci vogliamo dare una mano, dobbiamo vedere che cosa mangiamo a tutti i piani. E in questo esperimento che era stato fatto nel 2016 a Bologna si è visto proprio come le cellule rispondono alle parole, ai diversi suoni, quindi con queste cellule sotto un microscopio che facevano vedere al pubblico proprio come spettacolo com'è che rispondevano. Abbiamo uno studente in fuga. Molto atletico. Ora, il fatto di poterci accompagnare con le frequenze giuste, quindi ritrovarci in vero contatto con madre natura, questa è una cosa che è un dono che ci dobbiamo consentire quotidianamente, che sicuramente dobbiamo dare ai nostri figli. Io mi viene la pelle d'oca ogni volta che vedo i miei pazienti, che non sono ancora pazienti abituali ma che sono magari nella prima visita, che mi entrano con il passeggino e il bambino con il cellulare sulle mani, con il tablet sulle mani, così dottoressa sta buono mentre parliamo. Io svengo letteralmente ogni volta, dico non importa che il bambino giochi, ci sono i colori, ci sono i pupazzi, fallo scendere dal passeggino, giocherà, farà un po' di rumore e parleremo a voce più alta. Però questa è come se l'avessimo persa come abitudine, ci siamo scordati che i bambini sono bambini e che hanno delle esigenze, quindi dobbiamo proprio rifare un allenamento costante ai nostri adulti per cercare di ritornare veramente in contatto con quelli che sono proprio gli stimoli epigenetici necessari per la crescita armonica dei cuccioli. E il cibo ovviamente fa anche quello la differenza, perché quello non è che ce lo dobbiamo dimenticare, perché tutti questi stimoli che noi ci diamo fanno la differenza per determinare le nostre risorse di resilienza e di adattamento. Queste sono cose da chiacchiera New Age? No, sono cose che oramai sappiamo. Il campo elettromagnetico del cuore non è una cosa che ci siamo inventati, che si diceva nel campo aurico nell'Ayurveda o degli yogi, è una cosa
cosa reale, perché noi abbiamo un campo elettromagnetico, il nostro campo elettromagnetico del cuore è grande, è più grande addirittura del nostro cervello, è in grado di influenzarci. Quindi quando noi siamo in un ambiente di tante persone arrabbiate, se non siamo ben centrati, ci possiamo sentire arrabbiati anche noi, anche se non abbiamo nessun tipo di motivo per esserlo. Lo stesso discorso vale però se siamo molto felici. Noi possiamo condizionare anche il campo dell'altro, possiamo essere un incentivo per l'altro per potersi sentire meglio, quindi fare degli accordatori, essere noi quell'oscilloscopio che è in grado di accordare la frequenza degli altri. Questo deve essere il nostro lavoro, sia come individui che come terapeuti, perché quando il paziente esce dal nostro studio deve essersi sentito incoraggiato, ispirato, e deve poter sentire che è possibile la guarigione su tutti i piani, compreso su quello emozionale. E questa è una delle immagini che io adoro di più. Questa è il bacio tra una mamma e un bambino. Pensate un po', la scienza ci ha dovuto dire che madre e bambino sono in contatto attraverso una risonanza magnetica funzionale. Dopodiché è un'immagine magica, vi fa vedere che quando la mamma e il bambino si abbracciano, una bambina si baciano, le stesse aree cerebrali si attivano. Quindi pensate quanto è forte la comunicazione tra di noi. E quindi se voi avete figli, pensate quanto il nostro stato emozionale, mentale è in grado di incidere positivamente o negativamente sui nostri figli. E questa è una cosa che io dico sempre, perché se le mamme vogliono i figli felici, la prima cosa che chiedo è: tu sei felice? Ok, quindi l'obiettivo è ambizioso. È ambizioso perché vuol dire rieducare a un corretto nutrimento globale del bambino, ma non solo, perché se il nostro focus è il figlio, è il primo focus, dobbiamo essere noi. E la diversità sta proprio con curare il disturbo e cercare di arrabattare su una terapia che eviti che gli ritorni il disturbo, che possa essere dalla tonsillite al mal di pancia. Quindi veramente really care. Quindi è veramente occuparsi del loro stato di salute, perché se noi vogliamo una vera resilienza e quindi evitare la malattia, dobbiamo ottimizzare le nostre risorse, quindi la capacità di mantenerci in omeostasi, e nutrirle. E nutrirle vuol dire stare attenti a tutti i nutrimenti. Quindi un approccio terapeutico integrato cosa prevede? Formazione e informazione del paziente per renderlo autonomo. Quindi noi dobbiamo essere ben consapevoli di tutti i meccanismi che sono alla base della salutogenesi, e per questo sono importanti i corsi di formazione, perché tante cose a me almeno non sono state insegnate all'università. Io non so se voi siete stati tanto più fortunati di me, ma io ritengo di aver avuto, per carità, un pool di insegnanti di tutto rispetto, ma mi hanno insegnato un sacco di cose utilissime nella clinica, ma che sono lontani anni luce da quello che veramente servirebbe al paziente per stare bene davvero. E quindi formazione e informazione del paziente. Ok, poi dobbiamo andare a vedere fisicamente come sta, quindi un approccio organico serve, dobbiamo vedere se gli mancano dei nutrienti, se sta mangiando qualche cosa che gli fa male, quindi sicuramente l'Estrive ci dà una gran mano al di là proprio della clinica. E poi dobbiamo andare a vedere anche il suo aspetto emotivo-relazionale, come respira, perché ci sono persone che non respirano, che mi entrano in ambulatorio e dico: beh, guarda, è un miracolo che sei in vita per come respiri, perché usi forse un 2% dei tuoi polmoni. Dobbiamo aiutarli a stare in una postura corretta, dobbiamo aiutarli a avere un approccio più meditativo, perché abbiamo visto da degli studi che l'approccio meditativo, che non vuol dire stare seduti sulla punta del Tibet a meditare per 18 ore su 24, ma vuol dire avere un atteggiamento meno caotico e meno nervoso, consente di avere anche una migliore performance gestionale degli stress. Perché la vita, signori, è stressante, non è che, per carità, nessuno sta in una bolla di cristallo. Tutti abbiamo magari il traffico, il pranzo da preparare, la spesa da fare, il marito o le mogli, qualcuno l'amante pure, che ne so. Quindi, per carità, gli stress ce li avranno pure tutti, però il punto è come noi siamo in grado di fare quel coping allo stress, come lo gestiamo, come lo incassiamo. Bene, e quindi ci teniamo in equilibrio, oppure andiamo sempre più giù fino a che arriviamo alla malattia. Ecco, quindi in questo senso adesso parliamo di quello che è proprio l'argomento mio, vado veloce, le radiofrequenze e la tossicità ambientale, perché questa è una problematica drammatica, perché è praticamente misconosciuta dai più. Ora, sappiamo che prima si pensava che soltanto le onde ionizzanti fossero nocive, adesso invece tutto sommato
stiamo cominciando a comprendere che anche nello spettro delle onde elettromagnetiche, dei campi elettromagnetici, non soltanto le onde ionizzanti sono pericolose per la nostra salute, ma anche quelle non ionizzanti. E quelle non ionizzanti sono quelle a cui siamo esposti tutti, perché sono i treni, la corrente elettrica, i computer, i cellulari, le stazioni radio base, le antenne satellitari, i cordless, quei bellissimi smartwatch che quando vedo le mamme che mi tengono i bambini in braccio con gli smartwatch è la prima cosa che gli faccio levare, perché è un'antenna attaccata alla testa del bambino. Quindi comodo lo smartwatch, è che non è comodo per bacco, è comodissimo, ma vuol dire aumentare il carico elettromagnetico a cui esponiamo queste creature. E la cosa importante che dobbiamo tenere presente, poi ritornerò qua, è questa qui, vado su questa slide qua, ve lo dico a voce, poi ci ritorniamo. La cosa importante da considerare è che i bambini non reagiscono come noi adulti. Uno. Due, questa generazione di bambini che sta nascendo adesso è la prima generazione che dalla culla alla tomba verrà esposta a radiofrequenze. Perché chi ha... Io non sono un dinosauro, io ho 38 anni, quindi sono nata in un'epoca in cui i cellulari ancora non c'erano, e quando io ero piccola mamma c'aveva la valigetta con quel telefono gigantesco con l'antenna, ma era una delle poche che ce l'aveva. Quando io avevo 12 anni è arrivato il primo Timmy, ma eravamo in pochi ad avercelo. Adesso i bambini anche di 5 anni stanno con il cellulare e quello di proprietà, cellulare di proprietà, quello della mamma pure a 2-3 li vedo, quindi robe drammatiche. Questa è una cosa che noi non sappiamo ancora che tipo di impatto avrà, o meglio, lo possiamo prevedere e le previsioni sono drammatiche, ma non lo sappiamo ancora, perché lo sapremo soltanto a lungo termine, quando questi bambini avranno 30-40 anni, perché noi ce la siamo abbastanza cavata fino adesso, ma perché nelle prime fasi di sviluppo noi non siamo stati esposti. E questa è una cosa che deve essere tenuta presente, perché i bambini non sono dei piccoli adulti, sono degli organismi che funzionano in modo molto diverso da noi, perché è un organismo in replicazione costante, perché ha un sacco di staminali che sono tutte in funzionamento, il suo cervello si sta formando miliardi di connessioni al secondo, e dentro la nostra pancia, quando sono nella pancia, quando sono nell'utero, hanno una sensibilità e una suscettibilità molto più alta del vecchio di 70 anni che sta col cordless, ovviamente. Quindi è una cosa che dobbiamo assolutamente considerare, e se non possiamo completamente limitare ed eliminare le esposizioni, sicuramente dobbiamo cercare di limitarle ove possibile, e dobbiamo cercare di ottimizzare la loro condizione di salute per far sì che la loro risposta poi a questo stressor sia ottimale. Ok? Allora, il problema poi qual è? Che abbiamo questa bella scala dei grigi, perché noi abbiamo il danno biologico che poi può portare a una malattia acuta, che poi può portare anche a malattia cronica, ma uno, non sempre succede questa cosa, perché a volte noi ci ritroviamo che la malattia acuta viene saltata direttamente e passiamo direttamente alla patologia cronica, quindi non dà nessun sintomo in acuto e poi abbiamo una malattia cronica. E a volte invece ha esito mortale. Quindi questo perché è un problema? Perché se io di fronte a un'esposizione ho immediatamente una malattia acuta, se mangio una cosa di avariato e mi viene il mal di pancia con la diarrea, io so sicuramente che quella cosa che ho mangiato mi ha fatto male, quindi è facile da riconoscere. Quando invece il campo di disturbo a cui mi espongo ha degli esiti subdoli a lungo termine, è molto più complicato da additare come colpevole, e le radiofrequenze purtroppo per fortuna rientrano in questa categoria qui, perché sono mortali su ovviamente esposizioni a dosi elevatissime, non alle dosi a cui siamo esposti ad oggi. Tuttavia le possiamo considerare veramente cautelative? E soprattutto il limite scientifico sui limiti di sicurezza qual è? Che i limiti di sicurezza vengono discussi in ambito accademico soltanto tra gli addetti ai lavori, i clinici, quelli che sono veramente a contatto con i pazienti, quello che i pazienti raccontano, la stanchezza cronica, il mal di testa, gonfiore addominale, cioè quei sintomi assolutamente vaghi e che non sono riconducibili facilmente a un determinato fattore. La condizione di infiammazione di basso grado, che è una cosa che adesso stiamo riconoscendo come assolutamente importante da tenere presente come base di tutte le malattie, i clinici a contatto con il paziente non hanno la più pallida idea generalmente di quale sia l'impatto ambientale sulla salute dei loro pazienti, quindi che possano esserci non delle cause dovute alla genetica, che
viene spesso chiamata in causa, purtroppo è genetico, oppure a cause alimentari, che sono le più facili, ma l'esposizione a tossici, tipo le radiofrequenze, viene assolutamente ignorata dai più. Ora, le radiofrequenze, tra le tante cose che fanno di nocivo, fanno questo, che alterano il funzionamento dei canali voltaggio dipendenti. Ora, i canali voltaggio dipendenti, queste cose poi cercheremo di approfondirle sicuramente durante le lezioni per chi ci sarà, sono praticamente dappertutto. I canali voltaggio dipendenti sono fondamentali per la cellula, per funzionare, per gestire la replicazione del DNA, per la sua riproduzione, cioè sono ubiquitari e fondamentali. Quindi qualche cosa che va a impattare negativamente sui campi, sui canali del calcio voltaggio dipendenti, va a impattare negativamente sul funzionamento cellulare generale e va a impattare negativamente anche sul controllo della melatonina, perché quando va ad agire su quelli che stanno nella retina, altera il ritmo circadiano di produzione della melatonina e dice vabbè, pazienza, dorme male. Eh no, perché la melatonina non fa semplicemente dormire, la melatonina va ad agire su tutta una serie di processi che sono fondamentali per la salute dell'individuo, in particolar modo per la salute del bambino, perché se il bambino dorme male, se la qualità del sonno del bambino non è ottimale, c'è uno sballamento ormonale che crea problemi al suo neurosviluppo e al suo sviluppo armonico della sua crescita. Quindi è un problema. E dunque i campi elettromagnetici sono un problema per i canali voltaggio dipendente? Sì. Questa qui è una bella lista di review, quindi non di articoli, ma di review, che vanno a prendere in considerazione tutti gli studi che vanno a sottolineare l'incidenza negativa impattante dei campi elettromagnetici sui canali del calcio voltaggio dipendenti. Poi lo stress ossidativo. Quanto è importante lo stress ossidativo? Vado più veloce. Quanto è importante lo stress ossidativo? Tanto, ci dicono sempre, dobbiamo stare attenti a non avere lo stress ossidativo, perché lo stress ossidativo ci danneggia, ci fa invecchiare, ci fa imbruttire, ci fa ammalare. Ok, i campi elettromagnetici, attenzione, vanno a sbilanciare la bilancia ossidazione antiossidante. E quindi ci sono le rassicurazioni degli organi di controllo, che bambini e adulti hanno lo stesso assorbimento, quindi quelle che sono considerate le esposizioni limite sono sicuramente sicure anche per i bambini, perché abbiamo la stessa sensibilità. Che non è vero, perché neanche tra gli adulti ce l'abbiamo, perché sulla base di come io sto, anche io come individuo, sulla base di come io sto, se ho avuto un periodo più stressante, io sono più suscettibile a danneggiarmi, anche se sono un adulto dello stesso peso, delle stesse dimensioni di 2 mesi fa, quando non ero stressato o quando avevo mangiato un po' meglio. Quindi questa è una cosa assolutamente insensata, questa dei limiti di sicurezza. Figuratevi che adesso li vogliono anche alzare, l'avete sentito, no? Questa grande genialata di innalzare i limiti di sicurezza, che già non erano cautelativi prima, figuriamoci se li innalzano. Ora, questo è interessante, ve lo dico questo perché è stato fatto uno studio costosissimo sui bambini per dimostrare che in realtà non c'erano danni con i cellulari, condotto in 14 paesi europei, pagato con fondi pubblici, nostri soldi, di tasca nostra, concluso nel 2015, oggi siamo nel 2023, ancora non è stato pubblicato, chissà perché. Se avesse dato risultati certi, che non c'erano stati danni ai bambini, pensate che non avrebbero pubblicato con grande entusiasmo questo studio? Non è stato pubblicato, ancora in via di pubblicazione. Ora, il solo indice di rischio, vado più veloce Giorgio, sì lo so, finisco, devo proprio finire, e quindi siccome dobbiamo andare a considerare un attimo perché è tanto importante la valutazione dell'est drive, quindi la melatonina, quanto è importante il disturbo del sonno, adesso vado più veloce, velocissima, noi abbiamo anche il problema che non è soltanto l'esposizione alle radiofrequenze, l'esposizione anche ai dispositivi elettronici, che sono di fatto delle droghe. Immaginate se adesso vi togliamo il cellulare e il computer, vi dico adesso state una settimana senza cellulare e senza computer, momento di tolto del respiro, è normale perché siamo tutti un po' dipendenti. Ora il problema qual è? Che noi adulti già possiamo essere un po' dipendenti, il bambino che non ha una corteccia prefrontale formata veramente e che quindi è molto più sensibile anche alle influenze e non ha ancora un corretto discernimento del giusto e dello sbagliato, esposto costantemente a certi stimoli, in particolar modo i videogame, in particolar modo i social media, viene influenzato molto male, e i videogame sono in grado di dare uno spurt di dopamina quasi pari al sesso, cioè pensiamo un attimo di che stiamo parlando, e alterano le loro capacità, le loro performance cognitive, di memorizzazione, di orientamento spaziale. Quindi
Se adesso vi presento allora solo questo caso qui, perché è veramente interessante, femmina di 7 anni, infezione delle vie respiratorie, recidivanti e gonfiore addominale. Questa è una mia paziente quando ce n'aveva 3. Stava benissimo, mai avuto problemi. Improvvisamente, da febbraio, inizia ad avere una infezione dopo l'altra. E non risponde a niente di quello che avevamo fatto e deve cominciare a prendere gli antibiotici. La madre è disperata, perché mai le avevamo dato gli antibiotici, adesso dobbiamo cominciare a dargli gli antibiotici. Che cosa sta succedendo a questa bambina? Facciamo l'S-Drive, resistenza ovviamente virus e post-virus, una bronchite dietro l'altra, se fatta, bronchiti dietro l'altra, interferenze, troviamo tutte queste interferenze qui, corrente di trazione, microonde, microonde vuol dire tutto, praticamente tutto, quindi tutte le radiofrequenze ad alta frequenza e le basse frequenze, quindi una suscettibilità improvvisa a queste, a questi campi elettromagnetici. Gli alimenti, per carità, glieli abbiamo levati, e questo era il quadro generale che c'era. Quindi l'elettrosensibilità è ad alto punteggio in tutti i quadri, praticamente. Ovviamente c'era una condizione di difficoltà intestinale nella produzione di energia segnalata più volte, uno sbilanciamento negli antiossidanti. Beh, che cos'era successo? Che la mamma poi mi dice: guarda che anche la cugina sta così, guarda che vi ha nella stessa classe, guarda che anche altri bambini della sua stessa classe hanno cominciato a ammalarsi tutto in quel periodo. E quello che è venuto fuori è che con altissima probabilità hanno aumentato, hanno fatto dei lavori nell'antenna che è vicina alla loro scuola, e quindi hanno aumentato le emissioni e l'impatto di radiofrequenza su questi bimbi, e improvvisamente il loro sistema immunitario è tracollato. Ora, ovviamente è una storia relativamente a lieto fine, perché, per carità, trattandola e aiutandola a gestire questo impatto elettromagnetico, nel giro di 3 mesi la situazione è rientrata e lei non solo sta meglio fisicamente, ma è rientrato ampiamente il quadro S-Drive. Ma non tutti hanno avuto la stessa possibilità che ha avuto lei di essere supportata in questo modo, quindi da qui poi l'importanza di cercare veramente di fare coaching ai genitori e non arrendersi di fronte a situazioni che sembrano, vabbè, piovuta dal cielo, sarà un momento, sarà una fase, la crescita. Okay. Quindi questo è veramente il messaggio, cercare di tenere presente tutti i fattori che possono incidere, perché è ovvio che prima abbiamo cercato di pensare: ha cambiato alimentazione, c'è stato qualche cosa che è successo a casa, è morto qualcuno, avete traslocato, c'ha dei litigi con la migliore amica. Niente di tutto questo, non aveva cambiato alimentazione, non aveva cambiato sport, ma c'era qualche cosa dall'esterno che stava danneggiando pesantemente la sua performance di risposta all'ambiente. Quindi, detto questo, grazie. Grazie. Lascio.